Buongiorno ragazze, allora oggi propongo un trucco solo occhi per un'amica che si sposa a luglio, tra circa 3 mesi, e che mi ha chiesto un po' di suggerimenti, di idee, specificando un trucco con la Elegantissimi di Neve Makeup o con la Naked. Allora, io per oggi ho scelto la Elegantissimi, poi cercherò di proporre qualcos'altro anche con la Naked. Oggi scusate la voce, ma ho la febbre e quindi insomma, è per questo che faccio anche solo il trucco occhi, perché sono un po' congestionata, eccetera. Il trucco comunque è un trucco da sposa abbastanza classico, direi. Io l'unica cosa che so qualche prodotto che lei ha, quindi l'ho usato, e comunque ho optato per l'eyeliner nero sull'occhio perché so che lei aveva intenzione comunque di usarlo. Allora, come prima cosa, quello che è fondamentale per il giorno del matrimonio è un'ottima base che resista a qualsiasi cosa. Io anche ho usato questa base qua della Too Faced, o il primer potion, non mi ricordo, comunque uno dei due, ed è veramente una base fantastica. Quindi ne metto un goccino su un dito, ne basta davvero proprio una goccia, e lo vado a stendere. Scusate il rumore, ma ho la finestra aperta perché in casa c'è il riscaldamento acceso e fuori ci sono 1000 gradi, quindi già poi la febbre non aiuta e quindi ho caldo. Allora, quindi questo va steso su tutto l'occhio, sopra e sotto. Per quanto poi sotto il trucco sarà appena accennato, comunque è meglio metterlo. Poi so che lei ha acquistato il Color Tattoo della Maybelline, il numero, non lo so i numeri perché mi si sono staccato tagliando l'antitaccheggio, comunque il talpa. Questo qua. Allora, io è la prima volta che lo uso, devo dire, ho trovato poi molto difficile sfumare gli ombretti su questo prodotto, però potrebbe anche solo essere questione di abituarsi un pochino all'uso. Comunque lo applico sulla palpebra mobile fino alla piega, non andando troppo vicino all'angolo interno. Così. Nell'angolo interno invece ho applicato una matita chiara, in particolare io ho usato Cottage Cheese della NYX, ma va bene una matita bianca qualsiasi, bianca, rosa, eccetera. Questo è leggermente shimmer, è un bianco sporco. E anche questa sfumo bene con il dito. Ok, a questo punto iniziamo a usare la palette della Elegantissimi, questa qua. Io applico con un pennello piatto, questo qui è il 239 di MAC, questo color qua che è, aspettate, allora, Bonbon, che è questo qui pescato. E lo applico su tutta la palpebra. Come vedete il talpa sotto lo rende un po' meno rosato di quello che sembra in cialda. Per applicarlo cosa faccio? Non vado a tirarlo, lo premo perché ho messo un prodotto in crema, quindi prima lo premo. Ok. A questo punto prendo il pennello da sfumatura. Questo è il 219, 217, e prendo il color talpa fianco che si chiama Noisette, questo qua, e Noisette, e lo vado ad applicare nella piega. Per iniziare ad andare a dare profondità all'occhio. È un po' polveroso questo ombretto, devo dire. Con questo pennello si vede subito. Poi, insieme a Noisette, vado ad applicare il marrone scuro, questo qua, che si chiama Espresso.
Anche questo tende ad essere un po' polveroso. Con questo rimango un pochino più in basso. Poi, siccome il matrimonio è di sera e so che lei ci teneva a non avere un trucco un po' smorto, ho aggiunto anche un po' di nero opaco. Ora, ho notato che questo che diventa difficile sfumarlo con questa base qua sotto. Comunque, vi faccio vedere come ho fatto. Il nero si chiama Black Sheep. Allora, prendo proprio tanto così di colore, e vi giuro che risulterà essere tantissimo, e vado ad applicarlo nell'angolo esterno. E con mano molto leggera lo sfumo. Come vedete è scriventissimo. Addirittura troppo scrivente quasi, non so come dire, trovo che poi risulti veramente difficile da sfumare. Io ho pensato il problema sia dovuto alla base in crema, al color tattoo, però non so, è la prima volta che lo uso il color tattoo, per cui potrebbe non essere quello. Allora, per aiutarmi a sfumarlo riprendo Noisette, che è un colore chiaro comunque, e lo applico sopra andando a sfumare un pochino verso l'alto il mesetto. Poi prendo il pennello piatto di nuovo e prendo Bonbon e vado a ripassare un pochino Bonbon al centro della palpebra. Poi con il pennello da sfumatura riprendo di nuovo Bonbon e vado a sfumarlo sul nero. In questo modo il nero c'è, ma non è troppo pesante. A questo punto, allora, potete usare una matita nera. Io ho usato un eyeliner, anche il giorno del mio matrimonio ho usato un eyeliner perché preferivo l'effetto dell'eyeliner, ma avevo una matita nera di scorta nel beauty, nel caso non mi sentissi la mano troppo aperta. Quel giorno io ho usato il Black Track di MAC e sono sicura che lei lì ce l'ha. Oggi, perché volevo provarlo, ho usato il Blackjack della Face Front, che è opaco, mentre il Black Track di MAC è lucido, e forse mi piace di più l'effetto lucido, almeno con un trucco così. Comunque sia, questa è una consistenza gelatinosa, non so come dire, è molto, cioè, non è morbido, però è molto carino. E vado ad applicarlo molto vicino alle ciglia, quindi molta attenzione, mano ferma, poco per volta. Intanto avete il tempo per farlo. Al massimo gli ospiti vi aspettano, non è un problema. Almeno non è un problema vostro. Ah, se non vi sentite sicure e volete comunque applicare un eyeliner in gel, c'è un altro metodo. Matita nera, ora con Black Track viene meglio, lo piantate nell'eyeliner e passate la matita. È molto più semplice applicare l'eyeliner in gel così, no? Però con la matita non fate la punta esterna perché rischiate di farla troppo spessa. Io quindi riprendo il pennello. Ora, anche qua va a gusti, se arrivare con l'eyeliner fino all'interno dell'occhio, se fare la lineetta esterna. Io l'ho fatta. Vado a collegare l'angolo. Mi passo solo un pochino perché la mia matita non aveva una bella punta appuntita. Ok, con il pennello ormai esaurito di colore, ma se avete paura non fatelo.
Io vado a evidenziare appena appena la rima esterna, però come vedete non è marcata poi, perché cosa ho fatto? Ho preso un pennellino vicino, tipo questo qua, noisette. E con questo sono andata a sfumare così diventa molto più naturale l'effetto. Poi vado a prelevare questo colore qua che si chiama Etoile, che è questo un po' cromatino. E lo applico nell'angolo interno dell'occhio. Mentre sotto l'arcata sopraccigliare ho applicato il bianco che si chiama Coco. Dove sei? Eccolo qua. Con un pennello pulito magari. Ok, rima interna io ho usato questa matita qua di Essence, che è Long Lasting 10 Almost Famous. Va bene una matita qualsiasi, io mi sono preparata un po' di alternative, un duo sempre di Essence, piuttosto che questo qui Fruit Passion di Kiko, piuttosto che questo non c'entra niente perché è troppo scura. Una matita di Elf che potrebbe andare, era sbocciata sulla mano. Vedete, luminosa e abbastanza chiara. È una matita shimmer, ma il numero non si legge più. Comunque questo colore qua. Quello che avete, insomma. Poi cosa ho tirato fuori? Una matita di Urban Decay, Midnight Cowboy. Che è un rosa molto bello. Molto simile a questo qui di Essence, secondo me, che ora vi swatcho a fianco. Ho rotto la punta, vabbè. Una un po' più rosa, un po' più beige, ma va bene. Matita della neve, questa qui è avorio piuttosto che bianca. Piuttosto che un bianco qualsiasi, per esempio questo qua di Essence. Questo è un po' metallizzato, ma insomma non è mica male l'effetto comunque. Insomma, quello che avete. Sono contenta che facciamo finta di farla appunto stamattina, ok? Ok, mascara. Allora, fondamentale un mascara waterproof. Io quel giorno ho usato il mascara della il Dior Show Waterproof che mi hanno rubato in viaggio di nozze. Oggi ho applicato ma un mascara waterproof, quello che vi piace di più, quello che su di voi ha l'effetto migliore. Il mascara è veramente soggettivo, secondo me. Dipende tantissimo dalle ciglia, da voi, da come l'applicate, eccetera. Io oggi uso un mascara della Laila, Love for Lashes, che su di me non ha un grande effetto, devo dire. Sta che è venuto meglio dell'altro. Comunque, sopra e sotto. Piega ciglia, io ho quello a caldo della Japanese. Lo lasciamo scaldare un attimo perché mi sono dimenticata di accenderlo. Nel frattempo che lui si scalda, un pennello da sopracciglia, un pennello qualsiasi, io lo devo prendere uno pulito. Io mescolo Noisette Espresso per raggiungere il mio tono di sopracciglia e vado
ad applicarlo. Potete usare una matita, potete usare un gel, quello che usate di solito. L'importante è che sia perfettamente il colore delle vostre sopracciglia e dei vostri capelli, non più chiaro e non più scuro. Soprattutto non più scuro perché l'effetto è bruttissimo. Quindi non nero se avete i capelli castani. E poi, siccome a me non piace troppo marcato così, io quel giorno ho usato una matita di Catrice, ma anche l'ombretto va benissimo. Andate a passare con uno scovolino, con un pennellino a sopracciglia, che le rende un pochino più naturali, secondo me. Ora, questo si è scaldato. Ok. Altra passata di mascara per fissarle. Ed ecco qua, questo è il trucco occhi, uno dei suggerimenti, un'idea che mi è venuta in mente con la Elegantissime. E lì spero che ti piaccia. Un bacio a tutte. Ciao ragazze.